Ero ragazzino quando sono entrato in Cosa Nostra. Mi punsero il dito con un ago e mi dissero di strofinare il sangue su un santino. Poi uno diede fuoco all'immaginetta e io pronunciai la formula di rito. Se tradirò Cosa Nostra, le mie carni bruceranno come questa sacra effigie. Una volta entrato in Cosa Nostra, è per sempre. Cosa Nostra viene prima del sangue, della famiglia, delle relazioni e del paese. La qualità del mafioso non si perde mai, è per sempre. Ciò che rende unico questo maxi processo è che per la prima volta si fa breccia nel codice di omertà di Cosa Nostra. Si tratta della più imponente operazione antimafia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Deputato Tommaso Buscetta, che ho rinunciato. La testimonianza di quest'uomo potrebbe far condannare più di 400 membri di Cosa Nostra. Dopo il suo tradimento è diventato il bersaglio numero uno della mafia. È il più importante pentito di mafia mai comparso in un'aula di tribunale. Gli investigatori possono contare su uno dei più importanti pentiti di mafia della storia. Buscetta è un bugiardo. Buscetta. Questo è inverno. Ha consegnato alla magistratura una confessione di 3.000 pagine in cui denuncia i legami tra le cosche siciliane e la mafia italoamericana. Don Masino, il boss dei due mondi, perché viveva tra gli Stati Uniti, il Brasile, il Venezuela, il Messico, l'Argentina e Palermo. L'affabulatore di Cosa Nostra, l'indio che faceva impazzire le donne, che amava gli aggi e i viaggi, l'unico uomo d'onore che parlava americano, l'uomo che con i suoi racconti esotici mandava in visibilio i compagni di cella, colui al quale Cosa Nostra perdonò perfino uno stile di vita da viver, 3 matrimoni e 8 figli. L'unico cui fu consentito, seppur parzialmente, di violare i codici dell'organizzazione, sta a sua volta svelando il codice segreto che regola i rapporti all'interno di quella che un tempo era l'onorata società. E lo sta facendo con la sua faccia davanti al gotha della mafia siciliana. La tensione si taglia con il coltello. Il più inquieto di tutti è Luciano Liggio, che pur di interrompere Buscetta inventa una querelle con i carabinieri di guardia davanti alla sua gabbia. Fin dalle prime ammissioni di colpevolezza non cercò mai di spiegare la sua scelta adducendo motivi di coscienza o religiosi, come fanno oggi tanti collaboratori che appaiono tutti folgorati sulla via di Damasco. Masino Buscetta fece l'unica scelta possibile, non a campo scuse. La vendetta fu la scintilla che alimentò la sua decisione, e c'è un antefatto. Accadde che quando era ancora in Brasile, latitante per la giustizia italiana ma un uomo libero per quella brasiliana, siamo tra il 1981 e il 1984, e non pensava nemmeno lontanamente di pentirsi, improvvisamente a Palermo cominciano ad uccidergli tutti i parenti prossimi. Alla fine se ne conteranno più di 20, tra cui i due amatissimi figli del primo matrimonio, Benedetto e Antonio, che qui vediamo con la divisa dell'esercito americano in partenza per il Vietnam. Due ragazzi che nulla avevano a che fare con le storie di mafia e che vivevano talvolta con angoscia la figura ingombrante del padre, per il quale tuttavia avevano una venerazione. Ma quello che mi turbò veramente fu la fine dei miei figli, fu la fine dei tanti parenti miei. Ancora prima che io mi decidessi a collaborare. Caccia ai familiari porta nel 1982 al compimento di due stragi orrende, una in questa pizzeria che una volta si chiamava The New York Place, 3 le persone uccise, risparmiata Licia, la figlia di Tommasino che stava alla cassa, l'altra in questa vetreria di famiglia dove vengono colpiti il fratello Vincenzo e il nipote Benny, quest'ultimo davvero privo di qualsiasi colpa. Si può dire subito che in questa città non c'è tregua, e da questo punto, come scriveva ieri un giornale, Palermo sembra essere diventata un mattatoio. Stessa sorte era toccata qualche tempo prima a Pietro Busetta, il cognato di Don Masino, che provocò le ire della sorella del boss, Serafina, che lo maledisse. Era stato ammazzato il marito davanti a lei, davanti ai suoi occhi.
lui questo era un fatto che era un cruccio che si portava dietro molto. E poi abbiamo risolto. A quel punto l'ex boss dei due mondi è costretto a reagire. Decide di scendere in guerra e lo fa a modo suo con l'unica arma che possiede. Lo fa con le parole e con i riscontri e i suoi racconti che Falcone pretendeva e che lui puntualmente forniva. Volendo adesso dare una valutazione storica, che se non ci fosse stato Tommaso Buscetta non ci sarebbero stati né Giovanni Falcone né Paolo Borsellino nell'intera esperienza del pool di Palermo. Il rapporto è un rapporto di causa ed effetto, ma è indicativo il fatto che un uomo come Tommaso Buscetta si pente proprio con uomini come Falcone e Borsellino. Buscetta riteneva il suo capo famiglia e amico di antica data, Pippo Calò, il responsabile della soppressione con il metodo della lupara bianca dei suoi figli e, d'accordo con Rina, dello sterminio della sua famiglia. Fu la stele di Rosetta della mafia e, proprio come la stele che aiutò gli egizi a interpretare i geroglifici, così attraverso lui fu possibile svelare i codici segreti, conoscere il linguaggio dell'organizzazione e apprenderne perfino, e per la prima volta, la struttura unitaria e verticistica che non aveva eguali in altre organizzazioni criminali nel mondo. Io credo che gli avvocati mi faranno molte domande, ma è molto difficile spiegare il comportamento mafioso, perché fa di noi, bastava dire semplicemente, siamo stati noi, ma senza dire chi, quale famiglia, dove siamo stati noi come cosa nostra. La sua cantata provocherà una frattura epocale non solo nella mafia. Il racconto di Don Masino affonderà come un bisturi nelle carni della società civile del paese, metterà in discussione assetti politici e sociali. Sei un Buscetta diventerà presto l'insulto tagliente più in voga tra i ragazzini dei quartieri popolari di Palermo. Il suo nome e le sue parole porteranno il conflitto perfino all'interno dei nuclei familiari altoborghesi siciliani, prima complici e poi succubi del sistema mafioso. Costringerà per la prima volta dall'Unità d'Italia giudici, avvocati e media a schierarsi con la mafia o con l'antimafia, che certamente non era come la conosciamo oggi. Diciamo che a quel tempo la distinzione non era così netta sui giornali e nemmeno nello stesso Buscetta, che continuava a professarsi un uomo d'onore. Che cosa lo ha spinto a collaborare? Quei valori a cui, se ad altri possono far ridere, per me erano motivi idealistici, si erano persi. Adesso il valore era denaro. Adesso il valore era avere la villa al mare o averla in montagna. Adesso il valore era chi sparava di più. Pochi mesi dopo, mentre 9 procure italiane se lo contendono, pretendendo ognuna una sua ulteriore testimonianza dopo 11 anni di collaborazione, Masino Buscetta lascerà per sempre l'Italia. Il cancro lo aveva ormai divorato, anche se l'uomo dalle mille vite aveva provato a domarlo, come aveva fatto con Cosa Nostra. Non mi sono mai pentito di esserne pentito. Il mio solo rimpianto è di essere entrato in Cosa Nostra. Il bilancio. Ho perso 2 figli, un fratello, un cognato, un genero e 4 nipoti. E me che avrebbero dovuto ammazzare, piuttosto che vivere come un traditore. Sarebbe stata la cosa giusta.